Buongiorno signori, oggi andiamo a fare un giro di prova direttamente dalla nostra vetrina, così vediamo la manovrabilità della vettura con questa Opel Corsa, è una 1200 benzina, retrocamera e anche diciamo monitoraggio a 360 gradi della vettura. Vettura la consideriamo una macchina medio piccola, insomma un'utilitaria che però se serve da portare le quattro persone o che cosa, direi che ha una grandezza abbastanza buona se siamo su 4 metri qualcosina, quindi non siamo sulla microcar. È una macchina che mi piace, è una macchina che ho ritirato io personalmente dal cliente. Adesso vi do tutte le specifiche. Praticamente è il cliente che l'ha comprata a chilometro zero in concessionaria. Abbiamo la provenienza certificata dalla concessionaria, tutto quanto, ed è venuto a cambiarlo con una macchina usata diesel più grande di categoria, quindi 4,30 m, proprio per una sua necessità, diciamo, familiare. Poi l'aveva presa da neopatentato, eccetera, eccetera, quindi era una persona molto determinata, anzi, no, lo faccio come complimento perché l'ho conosciuta, una persona che mi è piaciuto, posso dire un mezzo dirigente di una piccola azienda che però sta crescendo molto e anzi, piccolo non direi, molto importante. Vabbè, ma al di là di questa pubblicità gratuita, proprio così in simpatia alla persona, dico, la macchina dovrebbe essere allestimento business elegant, nel senso che è abbastanza accessoriata, o magari è un altro tipo di allestimento, ma faccio prima a dirvi gli accessori che ha la vettura in modo che possiate fare un confronto. Abbiamo la possibilità con l'Android Auto di portare la navigazione, abbiamo la frenata di emergenza, abbiamo il cruise control dinamico, comandi al volante, quattro vetri elettrici, sensori di parcheggio. Poi mi piace molto come motore perché questo tre cilindri, secondo me è un motore che va benissimo, perché comunque ha dei consumi contenuti, ha questo rotolamento, un po' come ormai lo fanno in tante case, il tre cilindri, che gli consente di non morire mai quando fate la rotonda, che fate la curva, non avete bisogno di cambiare l'innesto della marcia. Secondo me i volumi sono anche generosi, cioè si sta bene, io abbastanza alto, però devo dire che nella macchina non mi sento schiacciato. 14.628 sono i chilometri all'attivo, logicamente sempre certificati, ok? Possibilità di attaccare il telefono, USB e quant'altro. Abbiamo il lane assist che è importante per il discorso di mantenimento della carreggiata. Abbiamo il cruise control come dicevamo prima, ok? Possiamo settarlo. Quindi lo potete settare in qualsiasi momento, mi fa vedere la velocità che devo tenere sulla strada perché rileva la segnaletica stradale da qua. Diciamo dalla videocamera che ha davanti, 5 rapporti, 1200 di cilindrata. La macchina è molto silenziosa, essendo un benzina già di suo silenzioso, con discorso tre cilindri comunque scivola via senza nessuno sforzo. Trovo una macchina confortevole, un ottimo spazio, un'ottima visibilità. Quindi
Quindi facciamo questo piccolo giro per far vedere il buon funzionamento del prodotto. Secondo me nel suo piccolo, come dicevo prima, è ben equipaggiata. Comandi al volante, cruise control, lane assist, frenata d'emergenza, sensori di parcheggio, radio touch, possibilità di integrare il discorso con il telefono, quindi l'Apple CarPlay. Abbiamo la situazione sotto controllo della macchina, abbiamo il controllo dei pneumatici, antipatinamento, eccetera. Poi la macchina, per l'amor del cielo, come dico sempre, qualche puntinino magari lo potete anche trovare, però nell'insieme si presenta bene. 14.000 sono i chilometri, logicamente sono certificati. È una vettura che può essere guidata da neopatentato, una vettura che mi sento di consigliare perché ha un'ottima visuale, un motore quindi non di grossa cilindrata come esattamente tutte le vetture per neopatentati, quindi costi assicurativi anche relativamente bassi, piacevole come tiro, ha questo rotolamento che dicevo prima del tre cilindri che sotto certi versi per mia filosofia lo fa assomigliare quindi a motore diesel, quindi tanta coppia sui bassi che nella guida facilita molto, ci guida bene, il prezzo è abbordabile, abbiamo sempre la nostra promozione con il ritiro dell'usato, poi se ci chiamate ne parliamo meglio, la spieghiamo meglio, se non avete l'usato non ci sono problemi, se volete fare finanziamenti li facciamo una proposta, non c'è nessun vincolo sul finanziamento, potete anche fare un discorso assicurativo con una protezione del valore nuovo fino a 4 anni che può essere interessante. Cosa dirvi ancora? Vettura, come dicevo prima, climatizzata, specchietti elettrici, 4 vetri elettrici, chiusura a distanza, logicamente antifurto, 4 microchip, quindi a livello, diciamo che mettere in moto la macchina così mi sembra quasi impossibile, poi di impossibile non c'è niente, però come protezione blocco motore direi che è solidissima. Sensori di parcheggio, non ho detto niente proprio per farvi sentire la vettura, sia la silenziosità e far notare che comunque è una vettura semplice, come ho detto prima, un'ottima visibilità che non è da tutte le macchine, si guida bene, si guida con sicurezza. Se avete una permuta che non dico che paga uguale, ma che non sia la permuta diciamo vecchia che intendiamo noi nella promozione, ne parliamo, non c'è nessun problema. Gli interni sono in stoffa, sempre con spallettina avvolgente sul lato, non ci sono rovinature, non ci sono macchie, anche perché li sanifichiamo. Avete l'USB, la possibilità quindi di attaccare poi direttamente la chiavetta con tutte le vostre musiche, eccetera. Computer di bordo. Al volante, ok, direi che come giro può bastare, la macchina è in ottime condizioni, va bene per il neopatentato, è finanziabile, è un euro 6 di temp, quindi potete andare dove volete penso per altri 15 anni essendo anche un benzina euro 6 di temp. Cos'altro dirvi, è ancora in garanzia casa madre, c'è la provenienza di dove è uscita la macchina e quindi vi diamo tutta la filiera, quindi sapete tutto, chilometri sempre certificati, basta, io vi aspetto, spero che la prova possa servire, se avete bisogno ci chiamate in salone, vi lascio i numeri al fine del video, troverete me o troverete mio cognato Rocco, ciao, grazie, vi aspettiamo.
qui vi faccio vedere la retrocamera funzionante che vi fa sia la visualizzazione e anche l'ingombro della vettura quando ci andiamo a avvicinare in questo modo qua. Ok, chilometraggio, la macchina è molto, siamo a fine prova, quindi vedete la temperatura, tutto in ordine, regolare. Non vi ho detto prima, sempre quindi airbag frontali e anche laterali, ok? Ci sono anche gli attacchi Isofix dietro per i seggiolini dei bambini. Adesso vi faccio vedere anche il motore come gira, in modo che avete un quadro completo. Eccolo qua, scusate ma è tutto in diretta, quindi non ci sono stacchi e non ci sono trucchi. Il motore, lo sentite? Ecco, qui la vedete anche all'esterno un po' meglio come colore, perché non è un rosso pastello ma è un rosso metallizzato bello. Pronta anche per neopatentati, vi aspettiamo.